Allora, Fabrizio Gentili scrive il suo nome come miglior realizzatore. Questa sera ci hai messo veramente del tuo rispetto a tutta comunque la competizione. Sì, vabbè, gioco meglio dei compagni e cerco sempre la dal meglio. Ecco, in questa finale due gol, due volte a rincorrere il punteggio, poi qualcosa è scattato nella vostra testa, vi siete rialzati e praticamente per loro c'è stata poca cosa da fare. Sì, ci siamo messi bene in campo, giusto i primi minuti non ci abbiamo capito un po' niente, però una volta sistemati è andato tutto bene. Ecco, una finale che comunque a tuo giudizio, anche al di là sicuramente di parte, premia la squadra migliore? Sì, diciamo di sì. All'inizio eravamo partiti un po' come la squadra più svantaggiata, però alla fine abbiamo vinto noi. Ci abbiamo messo tutta la voglia possibile, siamo arrivati in finale e abbiamo vinto. Allora, premiato come miglior portiere Maudi, anche se questa sera al di là del risultato un cartellino rosso è un po' successo tutto al tuo indirizzo. Sì, mi dispiace però non l'ho fatto apposta, purtroppo ero arrabbiato la partita e quindi ecco, purtroppo è così, mi dispiace per il gesto. Si devono accettare per forza queste decisioni, fa più male il cartellino rosso o la sconfitta? No, il cartellino rosso, perché io da quanto gioco non sono mai stato espulso, né ammunizioni, quindi mi dispiace per tutto quello, eppure perché sono tutti amici e quindi mi dispiace per ragazzo, ecco, non l'ho fatto apposta. Ricapitolando un po' la serata, siete partiti veramente forte, proprio con un fulmine al ciel sereno, siete trovati in vantaggio, poi recupero da parte della squadra avversaria, di nuovo in vantaggio, poi qualcosa non ha funzionato, anche perché loro, diciamo, si sono proprio svegliati dal torpore. Sì, loro sono stati bravi perché hanno coperto tutti gli spazi, seguivano sempre gli uomini. Noi stasera abbiamo preso una serata, no, facciamo un po' tutti singolarmente, giocavamo singolarmente, quindi così a calcetto passi la palla, se no non si fa niente. Ecco, ti tieni stretto comunque questo premio, con la speranza che l'anno prossimo qualcosa vada meglio. Certo, come no, stiamo sempre qua pure l'anno prossimo. Grazie a tutti comunque per anche quest'anno la partecipazione, e sperando in un prossimo anno sempre migliore, sempre più frequentato da ragazzi.